Viva ingiallite. Di qualunque cosa si tratti, adesso è nel fegato. La micosi sembrava perfetta. Sbagliavamo. E continueremo a sbagliare finché non avremo ragione. O finché muore. Già, era quello che mi serviva. Un'equipe che mi dicesse che siamo mortali. Beh, scusate, è vero. Serve ogni tanto ricordarsi qual è la posta in gioco. L'insufficienza epatica è una brutta cosa, ma anche un indizio. Che cosa ci dice? Non posso dimetterti se penso che ti voglia ancora suicidare. Non avevo intenzione di suicidarmi. No, lo so, cercavi di uccidere il muro. Questa casella sbarrata e i tuoi prossimi compagni di stanza saranno Gesù e Napoleone Bonaparte. Due senza futuro. Le sembrerà stupido. Adesso ti vergogni? Te la sei fatta sotto davanti a me. Quando si muore, purtroppo, succede. Sabato scorso ho avuto un incidente di macchina. Un ubriaco ha perso il controllo e mi è venuto addosso. Era come il rallentatore. Ho visto quei due fari. E poi ho visto... I paramedici hanno detto che sono tecnicamente morto per 97 secondi. Sono stati i migliori 97 secondi della mia vita. Ok, quello che è successo è che il tuo cervello privato dell'ossigeno ha ceduto. Sono partite endorfine e serotonina in abbondanza e hai avuto le visioni. No, deve credermi. Non c'entra la chimica. Ho preso ogni allucinogeno esistente. Ma non c'è paragone. C'è qualcosa davvero. Molto di più. Ehi, posso riavere il coltello? No,